Mostrano i muscoli i governatori del sud che si sono riuniti a Napoli per il convegno Futuro 2020. La convention è servita a fare il punto sulla gestione dei fondi europei, ma soprattutto a dimostrare quanto i presidenti di regione facciano sul serio. Ancora mistero fitto su quanto accaduto negli ultimi giorni a Spadola, nelle Serre Vibonesi. Qui non si hanno ancora notizie del commercialista Bruno Lacaria, 52 anni, di cui da 4 giorni si sono perse le tracce. Massimo riservo sulle indagini da parte degli inquirenti, mentre si intensificano le ricerche dell'uomo nella vasta area boschiva che circonda il paese. Non ha dubbi il garante dei detenuti Agostino Siviglia nella sua relazione annuale sullo stato delle carceri regine. Dopo aver evidenziato come il sovraffollamento ad oggi sia piuttosto contenuto rispetto al passato, il garante pone l'accento su un fenomeno che rischia di esplodere in poco tempo. Sono molti detenuti di fede islamica, quasi 80, che vengono soprattutto dal mare, i cosiddetti scafisti. Siccome non c'è un luogo di culto, non c'è una cappella dove loro possono professare il loro credo, sono costretti a farlo all'interno delle loro celle e non c'è un controllo anche rispetto ai leader religiosi che insomma li indottrinano in questo senso. Coinvolgente, carismatico ma anche alla mano, come solo i grandi artisti sanno essere. I live di Paul Warren durante la Winter Session del Rock On di Martirano Lombardo è stato un grande evento. Un'esclusiva regionale dietro cui ci sono una manciata di giovani che compongono l'omonima associazione e che dal 2006 riescono a portare nel paese dell'entroterra calabrese, poco più di 1000 abitanti alle pendici del Reventino, personaggi di caratura internazionale. Nel bene confiscato un parco e nel parco far lavorare anche i migranti. E questa è la formula socialmente plurima scelta per il riutilizzo da parte del consorzio Macramè e del comune di Rosarno di 4 ettari di terreno sottratti ai clan. Il progetto, che risale ai tempi dell'amministrazione Tripodi ed è realizzato in collaborazione con il Dipartimento d'Arte dell'Università Regina, è stato illustrato al viceministro Bubbico. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.